10 dicembre freddissimo oggi a Monteforzio Catone, dove si affronta l'Atletico Monteforzio Catone contro l'Alessandrino Calcio, campionato allievi, provinciali Roma. Ecco le squadre che stanno per presentarsi ai propri tifosi. Il Monteforzio in consueta maglia a strisce rosso-bianca, calzoncini rossi, l'Alessandrino con tenuta bianca. Il Monteforzio reduce della vittoria in trasferta. Ecco, parte subito la partita, non c'è stato neanche il tempo di centrare la palla che c'è un tiro da parte dell'Alessandrino. Ancora l'Alessandrino, cross, stop, ed è il primo intervento del portiere del Monteforzio che rilancia. Qui l'immagine, c'è il sole che ci disturba, un tiepido sole ancora. Qui manovra Monteforzio pericolosamente, l'Alessandrino recupera palla, calcio di punizione pericolosissimo al limite dell'area. Ecco la barriera del Monteforzio, c'è una finta, parte il tiro ribattuto, ancora Alessandrino e gol, 1-0. C'è stato un errore alla difesa prima che ha poi generato questo calcio di punizione e l'Alessandrino ha segnato. Ancora Alessandrino, vediamo sulla tre quarti l'Alessandrino. Dai Luca, tira salto, tira. C'è un cross e viene ravvisato un fuorigioco. Le immagini qui sono poco chiare. Ancora Alessandrino. Ancora Alessandrino. Qui c'è un passaggio. C'è un tiro che viene stoppato dal portiere del Monteforzio, ma la palla finisce in rete. 2-0 per l'Alessandrino. Ecco, rivedete qui in posizione sospetta di fuorigioco, ma dalle immagini non sembrerebbe. Diciamo che giusta la decisione dell'arbitro. Adesso siamo ancora nel primo tempo. Insiste l'Alessandrino. Ancora Alessandrino, parte un tiro, parata del portiere che si rifugia in angolo. Ecco, vediamo il calcio d'angolo dell'Alessandrino, parte, colpo di testa palo e l'azione sfuma, vicino alla tripletta l'Alessandrino. Ancora Alessandrino, il primo tempo è stato proprio tutto dalla parte dell'Alessandrino, c'è un tiro ancora ed è il 3-0. Monteforzio che rispetto alla scorsa domenica appare fortemente ridimensionato. Adesso parte il secondo tempo. Ecco le immagini che passano subito a un'azione del Monteforzio che cerca di recuperare un tiro da lunghissima distanza dell'attaccante del Monteforzio, che però non impensierisce il portiere. Fallo laterale del Monteforzio, recupera l'Alessandrino, ancora Alessandrino, ancora Alessandrino, va via il difensore Michele, panico, e qui è svelto il portiere del Monteforzio che prende la palla e la branca in presa. Fallo laterale adesso del Alessandrino. Certamente fatica il Monteforzio già ad uscire dalla propria metà campo. Ancora Alessandrino, parte un tiro e qui compie un'ottima parata al portiere del Monteforzio. Ancora Alessandrino, ecco, come vedete è un monologo. Ancora Alessandrino, parte un altro tiro e c'è la palla, in questo caso finisce fuori, rimessa dal fondo del portiere del Monteforzio. Bravo Paolo, dai, dai! Ancora Alessandrino, parte un tiro, para il portiere del Monteforzio, poi ribatte in rete
L'attaccante Alessandrino viene fischiato comunque fuori gioco, che da queste immagini sembra anche un po' dubbio. Il risultato comunque rimane sul 3-0. Ancora Alessandrino, ancora qui un passaggio in sospetta posizione fuori gioco, ma è il 4-0. Rivediamo un attimo. Ecco, infatti viene tenuto in gioco qui l'attaccante Alessandrino dal difensore dall'altra parte, quindi gol regolare. 4-0. Ancora Alessandrino. Ancora Alessandrino. Qui c'è un pasticcio. Ancora Alessandrino che manca l'opportunità di fare un altro gol. Dai Lorenzo, dai, dai. Ancora Alessandrino. Recupera palla adesso il Monteporcio, ha fatto un lancio, sbaglia qui la difesa di Alessandrino, ci prova il Monteporcio e niente, neanche il gol della bandiera. E forse questa è l'unica occasione capitata oggi a Monteporcio. Parte adesso il tiro dell'Alessandrino, l'ha buttata un po' lì la palla e ha impensierito comunque il portiere che... Ancora adesso vediamo, viene fischiato un fuorigioco che ecco da queste immagini in effetti c'era, giusta la decisione dell'arbitro anche in questa occasione. Ancora Alessandrino, si distende, ancora Alessandrino, ancora vediamo, e parte un tiro e para ancora il portiere del Monteporzio. Con le immagini passano, ancora un'altra azione dell'Alessandrino sulla fascia destra, c'è un cross e qui stanno rischiando l'autogol. Il Monteporzio è uscito, l'ha chiamato il portiere ma il difensore l'ha colpito di testa e l'ha anticipato. Ancora qui finisce la partita, Monteporzio un'altra squadra rispetto a domenica scorsa. Comunque 4-0 per l'Alessandrino Calcio, de passa del capitano. Vi auguro a tutti buona serata, arrivederci alla prossima. Grazie, arrivederci.